splendida giornata oggi, pronti per l'attacco al Monte Ossero. È il sentiero dei sette cancelli. Alle 8 di mattina ancora poca vita qui a Cherso. Partenza alle 9.38 da Nebrasine. Tra i muretti carsici, pieno di ciclamen napolitanos. Passaggi per gli animali sotto i muretti. Vista sull'isola di Lussino, qui sotto, e Cherso dall'altra parte, che continua ancora leggermente verso sud. La nebbia copre Nebrasine. Elicriso, ecco, abbiamo un po' di salvia, officinalis probabilmente, e lì i soliti ciclamini. Passiamo al ginepro comune, che qua assume anche dimensioni considerevoli. Juniperus pennicea, probabilmente ci sarà anche l'ossicedro, molto simile a un cipresso. Juniperus oxicedrus. Cominciano ad avere i fiori questi alberi di Acer trilobo, Acer spesulanum. Sveti Mikul, Santo Nicola. Fortunatamente nuvole basse, riusciamo a vedere ancora un po' di cima. Gaudentius, Sveti Gaudenzi. Andiamo di nuovo verso la cima dell'osso. Giungemmo al fin sulla vetta. Ah, questa vetta, padrone. Telever in questa la vetta. 5.88 e sale la nebbia nel frattempo. Sì. Arriviamo laggiù al ponte di Ossero. Ancora un pezzo di camminata sul crinale e laggiù si intravede il rifugio verso nord. In questo tratto di sentiero esposto sul crinale parecchi alberi pini vessillo o pini bandiera, insomma, spazzati dal vento, che quindi si conformano in base alla direzione del vento. Qui altre petraie, sul terreno abbiamo elicriso bello profumato, tanto ginepro e poi di tanto in tanto delle belle bulbose, qualche crucifera. Abbiamo il Muscaribus troides, cioè il soldatino. Abbiamo visto tantissimi ciclamini prima. Ed ecco lì che sta volando sopra di noi un corvo imperiale.
rifugio, lungo la discesa dal rifugio. In poco tempo conviene abbandonare la strada ciclabile per prendere il sentiero che passa nel bosco. Questo è un bosco fitto. Qui abbiamo un bel esemplare di erica arborea. Aspetta. L'ultimo tratto del percorso prima di arrivare a Ossero, costeggiato da una grande quantità di euforbie vulfeni e da questi belli esemplari di pino d'Aleppo.